Eccola! Improvvisamente! Aspettate, momento casa fungo, così, dal nulla! Padre Pio, nessuno gli avrebbe detto niente a Padre Pio fosse stato così, eh? 172 yen al litro la regolare, altri ottani 183 e gasolio 152, ragazzi. Guardate che hanno combinato i corvi! Benvenuti a Vivi Giappone! Iniziamo questa passeggiatina rinfrescante. Guardate i corvi, che bordello che fanno! Hai capito? Capito? Sì, perché non bisogna lasciare la roba incustodita. E poi sapete la differenza tra caffè latte e caffè olé? Il caffè latte usa l'espresso e il caffè olé usa il drip. È più drip. Eccola! Improvvisamente! Aspettate, momento casa fungo, così, dal nulla. Così, dal nulla. È uscita fuori, era così vicina. Eccoci. Eccoci. Così, vedi, quando meno te l'aspetti, sta casa fungo, è il momento di andarci più vicino alla casa fungo. Tutte queste sono tutte cose, eventi o persone legate alla casa fungo. Ma è un negozio, no? Se non sbaglio. Ma dove potremmo andare? È chiuso, quindi è un negozio. Purtroppo da qua... Comunque dovrebbe essere un negozio di oggetti. Vedete? La famosa casa fungo di Sendai. Che mo è diventata di moda, la stanno condividendo tutti. Guardate che bello. Vediamo le cose belle. Questo è sia santuario, sia tempio, ragazzi, eh? Uno di quei casi in cui è tutto mixato. Questo è santuario, si vede lo stile che è diverso, eh? Infatti là c'è il torii, vedete? Bello, molto... E questi sono i... Non sono i futomyo, questi sono i kongorikishi. Sono uno dei tipi di... Dovrebbe essere i kongorikishi, di protettori del buddismo. Molto rispetto, andiamo a vedere. Sono due protettori no, non sono fudomyo, questi sono, perché non hanno il vajra, non hanno la spada. Dovrebbero essere kongorikishi. C'hanno anche altri nomi, comunque. Guarda che ficata, eh? Con i due kongorikishi e il palazzone, questo miscuglio sempre di... Beh, questo è il Padre Pio, ammazza. Padre Pio, nessuno gli avrebbe detto niente a Padre Pio fosse stato così, eh? Ciao! Ciao. Oh! Che sei? Bene, tu? Mi chiamo Yoichi. Yoichi? Takahashi. Di Sendai? Yes. Grazie mille! Arrivederci. Arrivederci, buona giornata! Anche a te, anche a te! Anche te! Andiamo un drink! Cosa consigliate, ragazzi? Abbiamo vari tipi di tè verde. Mugi c'ha il tè al grano, jasmine tea, soda alla pesca, Pocari Sweat che è un integratore di sali minerali, Evian, Barista, Black, tè Ogiro, è tipo una drink, una cosa con vitamine, una schifezza, mela, nectar è buonissimo, è buonissimo. Nata de coco allo yogurt, lemon squash, vitamin power go, la roba di vitamina di un giorno nella vostra mano, integratori, tutti i caffè di Ren, espresso, questi no, nectar sì, il nectar è una delizia, ragazzi, eh? Il nectar è molto buono, il nectar ti ingrassa però, eh? Perché è pieno di zucchero. Apriamo, facciamo recensione del nectar. Non mi ricordo che bisogna mischiare, ma noi mischiamo. Apriamo questo nectar. Facciamo una recensione alla Lost in Tokyo. Assaggiamo. Buono. Sa di pesca, molto. Non è frizzante, no, me lo ricordavo frizzante. C'è anche la versione frizzante, se non sbaglio. Me lo ricordavo più dolce, forse hanno diminuito
lo zucchero, chi lo sa? Chi lo sa? Costa 120 yen, quindi un euro, dai, un euro. Bolognese, questo è un negozio specializzato in bolognese. Anche senza andarsene a 9506 km in Italia, basta salire 15 metri al quinto piano e assaggi la vera bolognese. Va bene, vogliamo crederci? Tu mi puoi prendere per il bruco o dici la verità? Io me lo segno questo. Andiamo a vedere l'Ovo Hotel come vecchi tempi, va. Questo Carlards, Hotel Carlards, che è il più scrauso di tutti. Infatti costa il riposino dai 2500 yen in su. Si entra da là. C'è anche Anju, Hotel Anju. Costa di più l'Anju. Riposino parte da 3980 yen, 3 ore. Free time 4980 yen. Se ti puoi fermare costa 6900. Quelli sotto sono i prezzi veri, in verità, quelli con le tasse. Guardate che stanze che c'ha il Prius. Roba seria, con la jacuzzi. E la jacuzza anche. Oltre alla jacuzzi qua. Night pack 4980 yen. Economy excellent standard. Beh, bella anche la standard, oh. Conviene fermarsi qua. Conviene fermarsi qua. Questo invece scrausino costa 3.300. Riposino fermarsi 6.200 5.500. Buoni prezzi. Guardate i corvi che hanno fatto. Guardate il problema dei corvi che combina. Ragazzi, in diretta, guardate che hanno combinato. Guardate che hanno combinato i corvi. Perciò mettono la roba dentro le reti. Guardate che hanno combinato. E il piccione giustamente dice, vabbè, ma già che ci stiamo, allora i piccioni dicono, vabbè. Questi non sono i corvi, però questi sono i snorzi. Questi sono gli snorzi, non so i corvi. Questo non è un corvo. Questo è un testa di cristallo. Che il corvo cerca da magnà. Non lascia il pacchetto di sigarette e le birre, eh? Guardate, questi sono gli snorzi. Questi sono gli snorzi. Il bifix. E lascia il bifix, sì, sono gli snorzi. Tornano i carri della Oba Matsuri. È vero, è difficile trovare i cassonetti in giro? Sì, quello purtroppo è un grave problema, effettivamente, ed è verissimo. Non ne abbiamo visto uno, e siamo in centro, eh? Devi entrare o nei combini per buttare la roba, oppure te la porti a casa. 172 yen al litro la regolare, altri ottani 183 e il gasolio 152, ragazzi. Questi sono i prezzi, 23 gradi. Onesto, torno a dar mano a mia moglie per il fatto che la bambina probabilmente si è svegliata. Allora, innanzitutto grazie per aver seguito, grazie a voi che mi seguite sempre. Da qui in Giappone è tutto, a frappè, buona giornata, ciao a tutti, grazie.